Stamane consegna dei lavori della scuola di Sant'Elia, fa parte di quei finanziamenti del Ministero degli Interni, ma soprattutto sono i tempi che stiamo cercando di rispettare anche in previsione dell'inizio dell'anno scolastico. È un importo importante, sono degli interventi importanti che riguardano intanto questo plesso, sono 600.000 euro, i lavori dovrebbero concludersi entro 180 giorni, ma abbiamo avuto assicurazioni anche dall'azienda che è risultata appaltatrice del lavoro che sarà fatto un cronoprogramma in maniera tale da consentire l'inizio dell'anno scolastico con le aule già efficientate almeno per la parte del primo intervento. Ovviamente seguiremo immediatamente con la consegna anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per quanto riguarda la scuola media di Lazzaro e per poi concludere con la consegna del centro sociale di Monte San Giovanni. Sono degli impegni importanti che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Ricordo che l'importo complessivo era quasi di 6 milioni di euro per tutte le nostre scuole e per il centro sociale. Sono quelle attività che vorremmo mantenere e concretizzare al più presto per dare una scuola all'avanguardia per tutti i nostri ragazzi sia di Motta che di Lazzaro. Oggi si aggiunge un nuovo tassello nel più ampio programma di riqualificazione dell'edilizia scolastica del nostro comune. Grazie all'attenzione dell'amministrazione comunale e del sindaco Giovanni Verducci, che vuole riconsegnare a tutta la comunità e soprattutto ai nostri alunni delle scuole nuove, sicure e innovative. Un giorno particolare quindi per la scuola elementare di Sant'Elia, perché oggi vengono consegnate le chiavi alla ditta per l'inizio dei nuovi lavori. Un programma nuovo, innovativo, che prevede e ha messo al primo posto le esigenze didattiche di tutti gli studenti per le attività didattiche che si svolgeranno in presenza, ma che con un occhio particolare ha guardato anche e soprattutto alle esigenze strutturali e sicure dell'edificio scolastico. Un grazie particolare va agli uffici comunali che hanno seguito con scrupolosità tutti i dettagli per arrivare al progetto definitivo della scuola. Un grazie alla scuola che ha collaborato insieme a noi per la realizzazione di ampie aule innovative e soprattutto funzionali. E un grazie particolare all'amministrazione comunale che da sempre e dal primo giorno ha dato tantissima attenzione alla cura degli edifici scolastici e alla loro sicurezza.